Finita da qualche istante la finalissima playoff del campionato umbro di seconda categoria, girone E. L'Allerone ha vinto all'ultimo respiro, al 92esimo, gran gol di Trincia. Abbiamo ospite, mentre siamo travolti all'entusiasmo giusto della squadra dell'Allerone, abbiamo ospite l'allenatore mister Prosperi. Mister, l'altro anno eravamo a Lugnano e quella partita l'avete persa, avevate promesso di rifarvi subito. Un grande campionato. Avete vinto meritatamente, la partita è stata molto equilibrata, il Dernera un avversario ostico, ma non è giusto disputare i playoff quando una squadra ha la migliore differenza reti e ha vinto tutti e due gli scontri diretti. Un commento a questa stagione fantastica. Commento, commento. Va bene, va bene. È tutto in diretta. Due parole, mister. Diciamo che, scusate se non sarò precisissimo, ma mi capirete. Diciamo che hai riassunto benissimo tutta la stagione, credo che nessuno possa obiettare sulla nostra vittoria meritata del campionato. Abbiamo vinto scontri diretti, differenza reti, poi si sa, lo spareggio è una partita secca e può succedere di tutto e probabilmente oggi il risultato più giusto era il pareggio. Però oggi però una doveva vincere, mister. Però oggi Dio era rosso-blu e ha permesso, pur non giocando bene come ho detto, di risolvere la partita all'ultimo con il nostro bomber Trincia, e penso che mai come quest'anno sia meritato, ma non tanto per quello visto sul campo, perché vi inviterei al nostro campo sportivo a fare gli allenamenti, un gruppo eccezionale, ma non lo dico perché abbiamo vinto, l'avrei detto anche saremmo perso. Dunque penso che sia il giusto merito di un triennio che ci ha visto arrivare terzi, secondi e ora primi. Penso che la crescita è stata costante e i risultati lo dicono. Ringrazio il futuro, mister, quindi no, sempre no, in crescita. L'Allerone è il futuro. Il futuro. Intanto il futuro dell'anno prossimo, mister Prosperi, sulla panchina dell'Allerone. Il futuro, diciamo che È da decidere. Ai ragazzi ho detto che sarebbe stata l'ultima stagione perché sono arrivato veramente provato da un triennio logorante. Però sono ragazzi splendidi e mi prendo qualche giorno per decidere. E poi allenatore che vince non dovrebbe essere cambiato. Mister, no. Non ci conosciamo, voglio sapere se c'è una dedica particolare per questa stupenda vittoria. Guarda, la dedica ce ne avrei mille, la riassumo: dire il gruppo, dire la società che è stupenda, dire l'umore. Anche i tifosi, mister, che vanno appoggiato e vanno sostenuto dal primo al 92esimo minuto. Dire i tifosi è riduttivo perché questi meriterebbero ben altro palcoscenico, questi tifosi. Però una volta, visto che non glielo dico mai, la dedico alla mia famiglia perché diciamo che mi sopportano costantemente per tutta la stagione. Ti sopporta e ti supporta. Abbiamo intervistato mister Prosperi, l'allenatore che ha vinto il campionato umbro di seconda categoria, girone E. Se ci sarà possibile andiamo ad intervistare anche mister Petrarca del Nera. Grazie per il momento.